Fabrizio Di Stefano, sono trascorsi i primi 100 giorni dell'amministrazione Ferrara. Quali sono i vari punti, sia a livello positivo che negativo, riscontrati dal gruppo della Lega? Beh sì, di solito dovrebbe essere la maggioranza a fare questa conferenza, ma visto che non l'ha fatto, né annunciando quali sono gli obiettivi dei primi 100 giorni, né annunciando quello che ha fatto, lo facciamo noi. E allora abbiamo ricordato che i primi atti sono stati quelli in cui si è aumentato nel numero e nei costi lo staff del sindaco, assumendo tra l'altro parenti del sindaco e di consiglieri comunali. Eticamente non mi sembra una cosa molto corretta. Si sono aumentati anche lo stipendio da assessori e da sindaco, adducendo il fatto che avrebbero dovuto creare un fondo per fare atti di generosità nei confronti di chi è più debole. Al di là del fatto che la generosità si fa con i soldi propri e non con quelli dell'ente, ma poi mi pare che anche questo non sia seguito. Passiamo poi agli atti politici, il predissesto. Tra Natale e Capodanno hanno scelto di dichiarare il predissesto adducendo questo fantomatico debito di 57 milioni di euro. Mi sono andato a rivedere tutti gli interventi in consiglio comunale del sindaco Ferrara quando era consigliere di opposizione. Non c'è stato un solo intervento in cui da oppositore si criticava la giunta di Primio, l'amministrazione di Primio, in merito a costi esorbitanti o a mala gestio della cosa pubblica. Allora, o si è fatti male per 5 anni il ruolo di consigliere di opposizione e questo certo non è prodromico a un buon lavoro da sindaco, oppure probabilmente non ha trovato motivo di dover lamentare carenze nei 5 anni in cui è stato consigliere di opposizione. E oggi non si spiega perché invece d'improvviso abbiamo fatto questa scelta del predissesto, che pagheranno i cittadini anche se loro poi però già si sono aumentati gli stipendi. Poi vediamo gli altri atti. San Giustino, avevano iniziato gli scavi, i lavori, immediatamente con i primi reperti hanno detto che comunque si continuava, poi hanno sentito il polso della città che era assolutamente non favorevole a ricoprire tutto senza cercare di valorizzare quello che poteva esserci di valore. Allora hanno fatto marcia indietro, hanno fatto una commissione in cui hanno detto con la presenza della sovrintendenza che si sarebbe cercato di recuperare una buona parte di quello che c'era, poi però agli atto pratico vediamo che stanno lavorando per ricoprire tutto. Non lo diciamo noi come consiglieri di opposizione, lo dice la gente, lo dice quella gente che aveva raccolto le firme perché voleva una valorizzazione diversa di San Giustino, lo dice la stessa gente e lo stesso comitato che il giorno della commissione ha applaudito all'amministrazione per quello che era uscito dalla commissione, la stessa gente che adesso vede quei lavori e capisce che è stata presa in giro. E a proposito di presa in giro, l'altra presa in giro è quella della mensa. Credo che ne abbia già parlato il collega Mario Colantoni abbondantemente, però anche qui mi pare che ci sono grossi problemi e preferisco soprassedere. Poi hanno fatto altre dinamiche del personale, anche qui mi sembra che ci siano dei problemi. Insomma, sono stati i primi 100 giorni decisamente infelici. Auspichiamo per il bene della città che correggano questa amministrazione e il modus operandi, pensando un po' più al fare e un po' meno all'offendere chi non la pensa come loro, perché non siamo noi le persone a cui devono rendere conto, ma è alla città, quella città che in una maniera o nell'altra li ha premiati, anche in virtù di una legge elettorale atipica, e adesso è quella città che devono rendere conto e non mi pare che questo quanto detto e quello quanto fatto nei primi 100 giorni sia qualcosa da apprezzare e da applaudire, tant'è che loro non hanno fatto nessun tipo di rendiconto del loro operato. Allora, Mario Colantonio, sono trascorsi i primi 100 giorni dell'amministrazione Ferrara. Parlano di debiti lasciati dalla precedente amministrazione. Qual è la vostra posizione?
Allora, la nostra posizione innanzitutto oggi è di fare il punto sulla situazione di questi primi 100 giorni della maggioranza, visto che la stessa non ha fatto una informativa adeguata alla cittadinanza, si continua ad andare avanti con spot anche sui social purtroppo e si danno poche risposte a quelle che sono le quotidianità di questa città. E noi veniamo fuori da un consiglio, da un lungo consiglio nel quale è stato discusso il programma del sindaco, un programma che da qualcuno è stato definito faraonico, ma purtroppo è un programma che non tiene conto di tante cose, soprattutto dei 33 milioni di euro che questa amministrazione si troverà ad amministrare sui lavori pubblici, e sono tutti finanziamenti già approvati, destinati con progetti puntuali che noi faremo conoscere quotidianamente alla città. È in modo tale che i cittadini rinfreschino un po' la memoria, ma soprattutto loro siano coscienti e riconoscenti verso il lavoro degli altri, anche perché in questi giorni mi sembrano anche un po' troppo offensivi su quello che dicono e fanno. Io non devo vergognarmi di girare per questa città. Sono consigliere comunale sono stato eletto per la quarta volta. Ritengo di aver fatto il mio dovere da assessore, da amministratore e anche da consigliere d'opposizione quando ero all'opposizione. Ma la prima cosa è il rispetto delle regole, delle persone e soprattutto le millanterie le rispediamo al mittente. E vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi cosa vedrà di nuovo questa città. Adesso c'è, vi ripeto, si lavora a spot. Un altro atteggiamento che hanno è sulla trasparenza che c'è. Il collega Fabrizio Di Stefano ha già toccato in questa conferenza stampa molti temi. Abbiamo parlato delle indennità della giunta e della destinazione ipotetica che hanno fatto del loro aumento. Abbiamo parlato delle assunzioni, dell'ampliamento dello staff e della situazione di favoritismo verso taluni nell'entrare nello staff. Abbiamo parlato della gara in corso, delle mense scolastiche, dove c'è di tutto e di più, e poi abbiamo toccato anche altre problematiche che la città sicuramente soffrirà. Io chiaramente oggi abbiamo bisogno proprio di una stampa che segua il nostro lavoro, sia di informazione anche giusta alla città, ai cittadini di Chieti, e soprattutto abbia modo di valutare quello che è il corretto lavoro anche della minoranza, che non è una minoranza demolitrice, non è una minoranza cattiva nelle espressioni e nel settismo politico. E quindi cerchiamo di andare avanti civilmente su questo passo amministrativo.